La sofferenza dopo la fine di una relazione è perfettamente normale. Tant'è vero che gli psicologi considerano questo evento un vero e proprio lutto. È facile dunque sentirsi frustrati, depressi, rabbiosi. E come ben sai, in questi stati è molto facile commettere degli errori che rischiano di allontanare ulteriormente la persona che ami ancora. Tuttavia, adesso non ti parlerò di riconquista in senso stretto, bensì di una cosa ancora più importante, che è il tuo benessere, cioè il fondamento dal quale parte veramente la riconquista, quella sana. Il motto di oggi è: quando le emozioni volano alto, la razionalità si schianta. Ci sono dei pensieri o anche dei comportamenti che non solo non aiutano il tuo benessere, ma anzi lo affossano, portandoti in un loop di sofferenza ancora maggiore di quanto stai vivendo. Pensieri che in alcuni casi io definisco addirittura paranoici o ossessivi. Pensare, ecco, adesso sicuramente si metterà con un altro. Questo, nella maggior parte dei casi, non rappresenta neanche la verità, è solamente la paura a cui si lega la tua mente, un po' per ego maschile, un po' per legge dell'attrazione, perché quando siamo destabilizzati la nostra mente si lega ai pensieri più negativi che può elaborare. Se invece fosse così, cioè ha un'altra frequentazione, non perdo tempo qui. Ti rimando direttamente al video se lei ha un altro, dove troverai tutte le informazioni che ti servono. Controllare sui social, slash, vedere quando è online su WhatsApp. Questo è un po' come essere a dieta, ferrea, e trovarsi a mettere la faccia davanti a una pasticceria. Ti rendi conto che è praticamente autolesionismo, vero? Solo che la tua mente cerca in qualche modo di colmare la distanza e la sua presenza, sebbene attraverso uno schermo e sebbene non siano azioni direttamente rivolte a te, è un compromesso, è un po' come quello che deve smettere di fumare e annusa il pacchetto. Chiaramente non porta cose buone. Anche perché non hai idea di quante volte io abbia visto, non lo so, che magari parte per caso una chiamata su WhatsApp, o parte un cuore su Instagram nel guardare il suo profilo e magari il contenuto in questione è di 2 anni prima, quindi l'altra persona cosa può pensare? Che la stai un po' perseguitando, no? Non la biasimiamo per questo. Devi assolutamente cercare di non indulgere in queste cose. Fare insomma una dieta della mente, che poi è quello che dice John Nash in A Beautiful Mind riguardo alla sua schizofrenia, ma quelli sono dettagli. Associato a questo c'è un altro comportamento che consiste nel guardare i regali che ti ha fatto, guardare le foto che avete stampato in cui siete assieme. Vale lo stesso principio di prima. Non facciamo un harakiri emotivo, per cortesia. Riponi queste cose nell'armadio e le ritirerai fuori quando ti sentirai pronto. Per ora, no di certo. Non troverò mai un'altra come lei. Ecco, questo pensiero sarebbe appropriato nel caso in cui tu avessi conosciuto 3-4 mila donne. La realtà è che lei era la donna migliore per te in quel momento, per quelle che erano le tue possibilità. Ma se avessi cercato di più, chi può dire cosa avresti trovato? Comunque, tipicamente questo pensiero non lo fa chi è veramente innamorato, ma chi ha paura di rimanere solo. Quindi ti invito a rifletterci. Se sto senza sentirla, si dimenticherà di me. Questo è un pensiero proprio dettato unicamente dalla paura, anche perché se avete avuto una storia abbastanza lunga, come puoi pensare che in 1 o 2 mesi, parlo mediamente, lei possa dimenticare tutto quello che c'è stato tra di voi? È assurdo, no? È proprio una giustificazione che la tua mente dà a se stessa per essere giustificata nello scriverle, tipicamente nel momento sbagliato. L'ultima è bellissima. Sento che si aspetta che io le scriva qualcosa e se non lo faccio la perderò. La giustificazione è quella del punto di prima, in questo caso, solo che la motivazione è simpatica. Ma come? Sento che si aspetta che le scriva qualcosa? Ma anche fosse così, è necessario seguire innanzitutto un piccolo periodo d'allontanamento e poi magari scriverle. Per non parlare del fatto che la riconquista è un processo, un meccanismo come l'attrazione, controintuitivo e quindi bisogna fare proprio il contrario di ciò che lei si aspetta.